Ciao ragazzi, oggi voglio integrarvi con questo video il mondo di GitHub nella stampa 3D. Quando parlo di GitHub, la prima cosa che viene in mente è il sito dove scarichiamo il Marlin, il programma che ci permette di far funzionare le nostre stampanti. Questo firmware è dato in concessione open source da utenti che contribuiscono ogni giorno al suo sviluppo tramite dei pool. GitHub è un sito web che permette la collaborazione tra sviluppatori che utilizzano il sistema di controllo della versione Git. Per prima cosa dobbiamo scaricare il Git client e andremo a scaricare nello specifico GitHub Desktop dal link che lascio in descrizione. Prima di fare altro dobbiamo iscriverci anche a GitHub. Con questa iscrizione potremo entrare in ogni momento nel nostro GitHub. Effettuiamo la registrazione digitando tutte le info utili. Io per motivi di privacy vado avanti. Confermiamo le mail che abbiamo ricevuto nella casella di posta e nella finestra che ci appare clicchiamo su Authorize Desktop e consenti. Ok, perfetto. In Configure Git clicchiamo su Continue e infine su Finish. Possiamo iniziare a lavorare su GitHub Desktop. Quando incominciamo ad avvicinarci al repository Git troveremo spesso i termini fork e clone. E dobbiamo capire bene la loro differenza. Un fork è la copia di un repository che ci permette di sperimentare qualsiasi cambiamento vogliamo senza modificare il progetto principale. Il nostro fork è collegato tra il progetto da cui proviene e la nostra copia personale. Questo fork è diverso da un clone, proprio per il fatto che esso mantiene una connessione con il progetto originario. Il nostro fork è collegato tra il progetto da cui proviene e la nostra copia personale, sulla quale possiamo lavorare liberamente, apportare modifiche e magari contribuire a risolvere problemi o aggiungere opzioni tramite un pull request che verrà poi esaminato dai proprietari del repository e nel caso aggiunto al progetto originario. Un clone è anch'esso la copia completa di un repository, ma la differenza principale con il fork è che esso è una copia staccata. Non saremo poi in grado di integrare le nostre modifiche nel repository principale e diciamo che per i meno esperti questa è quella consigliata, dove non potremo andare ad interferire con il progetto iniziale, ma potremo fare le nostre modifiche personali. Per creare un clone del fork ci rechiamo nella pagina di Marlin GitHub e impostiamo l'origine del fork, nel nostro caso il Marlin Bugfix 2.0, e clicchiamo in alto a destra sul simbolo del fork. E poi andiamo sul pulsante verde con scritto Code e selezioniamo Open with GitHub Desktop. Consenti. Nella finestra del clone repository troveremo in alto il nome del repository nel nostro GitHub e il suo percorso nel PC per trovare la sua cartella. Clicchiamo su Clone. Attendiamo il processo. Alla fine ci chiederà se vogliamo renderlo pubblico o lasciarlo privato. Per quest'ultima clicchiamo sulla seconda scelta e continuiamo. Ci si aprirà una finestra dove ci verrà chiesto di aprirlo in Visual Studio Code e ci clicchiamo. In basso a sinistra vediamo il branch creato e cliccandoci scegliamo in quale lavorare. Clicchiamo su OriginBugfix2.0.x. Come potete notare, la versione su cui lavorerete sarà l'ultima giornata. Bene, torniamo nel Git e andiamo a creare un nuovo ramo in New Branch. In name diamo un nome al nostro ramo, io lo chiamerò Ender 3 Prova, voi scegliete quello che vi piace, poi clicchiamo qui dove dice Bugfix 2.0.x e poi su Create Branch. Ok, è arrivata l'ora di copiare il nostro firmware originale nel Marlin del GitHub. Copiamo le quattro icone presenti nella cartella principale del Marlin della nostra stampante e incolliamo. Alla domanda sostituisci, clicchiamo su conferma o sostituisci in base al sistema operativo in uso. Ritorniamo in GitHub Desktop e come per magia abbiamo già tutto a disposizione, tutte e quattro le cartelle principali del Marlin, il bot screen, lo status screen, il configuration.h e il configuration.adb.h. Cliccandoci sopra ci farà già vedere le differenze riportate nel Marlin originale,
finale, ossia il bugfix 2.xx. Come potete notare, manca plattaformio.ini. Per visualizzarlo dobbiamo prima andare in Visual Studio Code ad impostare il microcontrollore della scheda in uso. Nel mio caso, che uso una E3 Turbo in questo esempio, imposto LPC1769. Clicco su Build e attendo la compilazione. Come potete notare, non andrà a buon fine e il perché vi sarà subito spiegato. Vedete questa icona in alto con il simbolo del branch, ossia del ramo? Ci segnala un numero e nel mio caso 5. Ci clicchiamo sopra e ci si aprirà una finestra di confronto con il bugfix del ramo sorgente e il nostro firmware. Cliccando sul simbolo più verrà tutto sostituito in automatico. Questa operazione va fatta in tutte le schede dove viene segnalata una differenza, fin quando il campo delle modifiche non vi darà un risultato come 0. Ora possiamo andare a rifare la procedura di compilazione e non dovremmo avere più problemi. Bene, come volevasi dimostrare, la build è andata con successo. Andiamo subito in Desktop GitHub e andiamo dove dice sommario qui in basso a sinistra e clicchiamo e scriviamo il nome del nostro GitHub personale dove ritroveremo il nostro firmware online. Io scrivo firmware render 3 prova e poco sotto clicchiamo su commit. Il commit è una sorta di segnalibro dove potete tornare in qualsiasi momento, che memorizza le modifiche che potete ricordarle e vedere tramite un commento nella finestra sottostante. Proseguendo nella prima icona, clicchiamo su Pubblica il ramo. Aspettiamo il caricamento. Adesso provate a ritornare nella vostra pagina GitHub. Noterete che è già tutto pubblicato, visto che è sincronizzato in tempo reale. Potete subito capire che così facendo non potrete più perdere i vostri firmware e in caso di guasto del PC, come è successo a me in passato, e in ogni parte del mondo potrete accedere di scaricarlo e condividerlo. Come sempre mi piace controllare se tutto procede bene, allora proviamo a scaricare il firmware appena caricato. Entro nel mio GitHub e clicco sul ramo Ender 3 prova e scarico. Eccolo qui, perfetto. Lo apro in Visual Studio Code, come se dovessi modificarlo per attuare un upgrade. Per motivi di tempo non farò che cambiare una voce. Per avere la conferma del nome dell'autore, effettuo la modifica e scrivo Pappe Ciccia. Clicco su Build e a compilazione effettuata vediamo che nel simbolo del fork già ci segnala la differenza. Ecco, come potete vedere, mi segnala proprio la modifica appena effettuata. GitHub in contemporanea farà lo stesso. Clicco su commit e poi push origin e attendo il caricamento. Ritorno nel mio GitHub e nel ramo creato e vado a scaricare il firmware per controllare se la modifica è stata correttamente riportata.
Apro Visual Studio e seleziono la cartella scaricata e mi reco nella voce dell'autore in configuration.h e come potete notare è andato tutto a buon fine. Con questo metodo potete creare rami infiniti per tutte le vostre stampanti e avere sempre i firmware protetti e aggiornati senza dovervi preoccupare di perdere tutto. Passare da una versione ad un'altra con un semplice click senza avere paura di ricompilare tutto da capo e avere una versione con dei bug. Unica annotazione va fatta per chi non ha aggiorna il Marlin da tempo. È sempre consigliabile partire da una versione abbastanza recente per creare un ramo, visto che con versioni datate ci potrebbero essere sicuramente dei conflitti che poi vanno risolti manualmente. Andando in Visual Studio Code troverete delle voci che con delle opzioni di scelta come accetta modifica corrente, accetta modifica d'ingresso, accetta le entrambe, le modifiche, confronta le modifiche. Io per chi inizia adesso a giocare con GitHub consiglio di compilare una versione vergine e partire come base da lì, altrimenti ci sarebbe il rischio di fare molta confusione con i conflitti di versioni precedenti e non riuscire a capire più niente. Capisco che all'inizio sembrerà tutto complicato, ma ogni cosa bisogna passarci del tempo sopra e prenderci la mano. Nel caso fate confusione e qualcosa va storto, vi basterà cancellare la cartella di Marlin che crea il fork e rifare tutta la procedura da capo. Non assalitemi di domande, fate prime esperienze e attendete il prossimo episodio sul GitHub. Spero che questo video ti sia stato utile. Ti ricordo che nel mio ultimo libro potrai trovare tutta la compilazione di Marlin voce per voce, dove ti andrò a spiegare tutto in modo semplice con esempi e raffigurazioni. Trovi il link in descrizione per acquistarlo e dove troverai anche quello per iscriverti al mio Patreon, dove usufruirai del videocorso del firmware Marlin con video dedicati alle voci più importanti e nello stesso tempo avrai un contatto diretto con me per affrontare le tue problematiche, oltre ad avere un forum privato dove io vado a postare ogni mese nuovi contenuti. Ti ringrazio per l'attenzione e iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a io!